Salve ragazzi e bentornati da Carriera Allenatore con il West Ham. Allora, quest'oggi innanzitutto si spera di arrivare in fondo in Coppa Estiva, innanzitutto affronteremo il Siviglia e poi speriamo appunto di riuscire a raggiungere la finale. Poi appunto bisogna fare ancora molto calciomercato, vi ricordo che Haller sta per essere venduto al Manchester City e noi per il momento abbiamo acquistato Dalot, il terzino destro e Alessandro Bastoni. Poi abbiamo da prendere anche Zagadou, poi non ci scordiamo anche di Saliba che è arrivato in uno scambio con l'Arsenal, appunto con Felipe Anderson, e è ovvio che se se ne va Haller bisognerà rimpiazzarlo con un centravanti che sia all'altezza della situazione. Comunque, raga, prima di scendere in campo contro il Siviglia, intanto la formazione l'avete già vista, comunque voglio fare un'altra piccola cosa prima che mi scordo, perché ogni volta mi scordo appunto di questa cosa. Appunto, abbiamo, a parte gente che ha il contratto in scadenza, come vabbè, Fredericks, Martin, Diallo, Ashby, Rosa, Trott e Johnson, poi abbiamo molta gente che ha clausole rescissorie. Quindi, raga, cosa voglio fare? Innanzitutto provare a rinnovare i contratti a Fredericks e Johnson, visto che non vorrei appunto che diciamo se ne vadano a zero, soprattutto che Johnson non venga acquistato appunto per colpa della clausola che è abbastanza povera. Comunque iniziamo subito a rinnovare il contratto a Fredericks. Poi per quanto riguarda questi qui da Martin fino a Trott, diciamo non voglio appunto che rinnovino, e anche se se ne vanno a parametro zero a questo punto è meglio, visto che sono ormai 2 anni che non riusciamo a venderli. Allora cerchiamo di fare molto in fretta, innanzitutto qui ruolo importante, accettiamo per Fredericks, poi andiamo avanti, il contratto. Proviamo, beh, Fredericks ha 28 anni, facciamo 3 anni, penso che siano anche troppi, infatti vuole solamente 1 anno, quindi a questo punto facciamo 2 anni, credo che accetti, infatti ha accettato. Poi nessuna clausola rescissoria, adesso lo stipendio, lui in questo momento ne prende 30.000, ecco, ma non so, in questi casi è sempre difficile perché, visto che è un giocatore che è abbastanza non giovane, quindi si può pensare anche di scendere col prezzo. Quindi provo ad offrire semplicemente 30.000, vediamo un po' che ci risponde. Ok, rialzano, perfetto, mi sta bene. L'importante è che non se ne vanno subito. A questo punto proviamo a dargli semplicemente 35.000 euro e vediamo un po' che ci risponde. Ha accettato, perfetto. Il primo rinnovo è stato fatto. Adesso andiamo rapidamente da Johnson. Eccoci qua, Ben Johnson. Proviamo a togliere quella clausola rescissoria. Proviamo a fare promessa, vediamo che ci dice. Vuole sporadico, che diciamo è leggermente una spanna in più. Comunque non cambia tanto. Poi andiamo avanti. 5 anni per il contratto, visto che ha 21 anni. Ne vuole solamente 2, mi sembra eccessivo. Almeno 4, penso che possa accettare. Vediamo. No, è fermo a 2, quindi io penso che se offriamo 3, appunto vada bene, infatti è così. Poi nessuna clausola rescissoria, quindi quella clausola che aveva è stata tolta, e occhio che qui chiede un grandissimo aumento di stipendio. Diciamo che forse per le nostre casse non è manco troppo, però è chiaro che diciamo che sta un po' esagerando. Facciamo solamente 9.000 euro e siamo tutti felici, no? 9.400. No, non mi piace comunque, togliamo assolutamente qui il bonus. A questo punto facciamo 9,5 tondi tondi, così penso che siamo tutti contenti, infatti ha accettato. E ora, raga, andiamo a controllare se appunto qualcun altro ha addosso una clausola rescissoria. Allora, quello più importante è Declan Rice, che a lui la clausola va assolutamente tolta, visto che si rischia appunto di perderlo per una cifra inferiore a quanto in realtà possiamo venderlo, quindi proviamo a rinnovargli il contratto, però con lui c'è il rischio che chieda anche diciamo, un importante aumento di stipendio. Comunque, eccoci qua, ci chiede cruciale, va bene, accettiamo, il centrocampista più forte che abbiamo in squadra, vuole solamente 2 anni in più, proviamo 4, vediamo che dice, no, sempre 2, quindi io penso che se facciamo 3 dovrebbe andare bene, arriviamo a 5 anni, infatti va bene così. Nessuna clausola rescissoria, perfetto, vuole toglierla pure lui, ottimo. E adesso lo stipendio, ok, non chiede poco effettivamente, però io sono convinto che se gli do 60.000 euro, tondi tondi, dovrebbe accettare. Praticamente gli stiamo quasi raddoppiando lo stipendio, perché comunque ne prendeva 30.500, quindi no, comunque vuole anche molto di più, vuole più del doppio.
Quindi a questo punto, visto che Rice lo voglio bene, facciamo semplicemente 65.000 senza bonus e ci siamo. No, vuole quel bonus ingaggio. E no, raga, a questo punto preferisco addirittura quasi premiarlo e gli do 70.000 tondi tondi. Penso che accetti a questo punto, infatti ce l'abbiamo fatta. E ora, raga, ci resta solamente Connor Coventry che... Anche lui appunto ha una clausola di 1.400.000 che preferirei togliere. Allora, eccoci qua, ci chiede ancora promessa, va benissimo, è il ruolo più basso, quindi perfetto. Vuole solamente un anno in più, proviamo a meno 3, vediamo che dice, tante volte accetta, invece no, comunque in questi casi si può fare solamente un anno in più, altrimenti non accetterà mai. Comunque, beh, 2 anni in più che a questo punto arriviamo a 4, togliamo la clausola rescissoria, adesso... Lo stipendio. Allora, con lui ho paura che rifiuti. Volevo dargli solamente 5.000 euro, forse è troppo poco. Facciamo 6.000, vediamo che dice. Potrebbe essere poco anche così. No, infatti, no, accettato. Ok, vabbè, non fa nulla. Forse gli abbiamo dato qualcosina in più, però, raga, 6.000 euro di stipendio per le nostre casse. Non sono troppi, quindi va bene. E poi vabbè, come clausola rescissoria, qui ci resta solamente questo Nathan Trott che prende, vabbè, il terzo portiere. Se mi pagano, diciamo, questi soldi, mi pagano questa clausola, a me va più che bene. Perfetto, finalmente possiamo andare ad affrontare il Siviglia semifinali di Coppa Estiva. Appunto, la formazione l'avete già intravista. Abbiamo Lunin in porta, Tavares, Cardoso, l'esordio di Saliba, Dalot anche lui esordio sulla destra, centrocampo con Socek, Bellingham, Szoboszlai, attacco con Giovanni Reina, Doku a destra e al centro c'è Haller che speriamo che stia per disputare la sua ultima partita in maglia West Ham. Comunque, per quanto riguarda il Siviglia, invece, vedo comunque ottimi giocatori come vabbè, Diego Carlos, Jesus Navas, Ocampos. Vabbè, diciamo il Siviglia si sa che è una gran bella squadra. Occhio al Siviglia, c'è De Jong che ha tanto spazio e non sbaglia. Siviglia in vantaggio. E niente, fine primo tempo, 1-0 per il Siviglia, non abbiamo creato veramente nulla e meritiamo di star sotto. Occhio subito, Socek che può andare, palla dentro a cercare Szoboszlai che col destro non sbaglia, azione anche un po' confusa e rocambolesca, comunque sta di fatto che Szoboszlai è riuscito a pareggiare il match. Occhio Giovanni Reina, tocco per Socek, ancora a cercare Reina col destro, palla in rete, 2-1 West Ham, l'abbiamo ribaltata, bravissimi ragazzi, ottimo secondo tempo, stiamo dominando appunto questa ripresa qui, bravissimo Giovanni Reina sull'assist di Socek. Occhio al Siviglia, palla dentro e occhio che arriva il pareggio da parte di Ocampos proprio all'80esimo. Occhio ancora ad Ocampos. No, raga, non ci credo. Contro rimonta del Siviglia 3-2 e siamo fuori. Arriva anche il fischio finale. Bruttissima sconfitta. Comunque, vabbè, ci può anche stare. Alla fine abbiamo perso contro il Siviglia e non contro la prima squadra che capita. Allora, raga, un paio di informazioni importanti. Innanzitutto, qua ci dicono che non siamo riusciti a superare la fase a gironi. In realtà ce l'abbiamo fatta, comunque vabbè, classici errori di FIFA. Poi abbiamo guadagnato 3 milioni e mezzo, ok. Poi cessione di Haller al Manchester City 75 milioni 66 per le nostre casse, molto bene. E adesso vabbè, poi basta, ok, perfetto. Allora, raga, abbomercato. Innanzitutto noto che possiamo riformulare l'offerta per Zagadou. Infatti eccolo qui ed è contattabile, quindi come prima cosa appunto andiamo a prenderci Zagadou che ci serve appunto. Allora proviamo ad offrire 30 milioni, partiamo un po' bassi, vediamo un po' l'Atletico che dice. Vogliono 27 milioni e 4 più Giovanni Reina, diciamo che stanno totalmente fuori con la testa, rinegoziamo l'offerta. Proponiamo questa volta 31 milioni, ovvero il suo valore di mercato. Credo che ci faranno spendere abbastanza, ne vogliono infatti 49, sono tanti. Noi comunque proviamo 35, vediamo adesso che rispondono. 39,8, ci stiamo piano piano avvicinando sempre di più. Facciamo, fatemi pensare, ho fatto 35, proviamo a fare 37,500, vediamo un po'. Che ci rispondano, speriamo che accettano. Sì, perfetto, hanno accettato. Già stavo là là per dire che appunto avevano bisogno di tempo, quindi siamo stati fortunati questa volta e hanno accettato. Andiamo
a trattare con il difensore francese. Allora, eccoci qua. Innanzitutto il ruolo, proviamo con importante, al massimo alziamo a cruciale. No, perfetto, accettato, va benissimo così. Andiamo avanti. 5 anni per il contratto, vediamo che ci risponde. Accettato, perfetto. È molto, diciamo, è molto d'accordo con le nostre idee. Adesso però il contratto. Allora, l'Atletico ne prendeva 45 e mezzo, quindi se io per esempio alzo a semplicemente 50.000, cosa mi risponde il signorino? Un'offerta equa, perfetto. È arrivato Zagadou e il primo è stato preso. Adesso dobbiamo concentrarci sull'attaccante. Allora, vi dico subito che io anche off screen ci ho ragionato un po', ho visto appunto la lista e ho preso, diciamo, delle decisioni. Innanzitutto vi dico quelli che sono più possibili, che appunto si possono prendere. Allora, ho guardato più nel dettaglio Isaac, o Isaac, non so la pronuncia esatta. Poi vediamo un attimo chi c'è più, mi sembra nessuno più qua, no? Ok, aspettate un attimo, cioè, voglio andare fino in fondo, poi così mi riguardo tutto. Eccoci qua, allora, appunto, oltre a Isaac abbiamo, allora, che mi interessava, vabbè, a parte Kylian Mbappé, che chi è che non lo vuole Kylian Mbappé comunque. Allora, uno che mi interessa molto è Malen, proprio perché è del Manchester City. Visto che noi abbiamo dato all'Air al City, vorrei provare appunto a soffiargli Malen, che comunque è un giocatore che corre tantissimo e a me gli attaccanti come lui mi piacciono molto. Poi, raga, un altro che ho visionato molto nel dettaglio è Jonathan David, che anche lui è molto interessante, però non mi ispira fino in fondo, per quanto sappia che lui sia forte. C'è appunto Osimhen, che appunto è quello che mi ha, diciamo, messo più in difficoltà con Malen, perché appunto la mia scelta, vi dico subito, che è o è Osimhen o è Malen. Osimhen anche lui è un giocatore che è molto veloce, molto forte, sa fare l'attaccante nel modo corretto, ha un'ottima elevazione, anche se di testa non è esattamente fortissimo, però a noi, diciamo, non utilizziamo tantissimi colpi di testa, quindi non è una caratteristica importante, anche se comunque ha 78 di precisione testa, che non è male. Ma invece di male direi Malen, visto che stiamo prendendo anche lui, stiamo considerando anche lui. Lui è alto 1,79 m, corre forse un po' di più rispetto ad Osimhen, è 2 punti overall più basso, è un anno più grande, quindi ogni cosa andrebbe, diciamo, verso Osimhen. Però, raga, io ho questa cosa in testa, di questo grillo in testa appunto, che mi dice di provare a prendere Malen, che è un ottimo attaccante, mi piace molto, mi ispira molto, non so perché. Quindi, raga, io proverei ad andare su Malen per sostituire Haller, anche se lui, vedendo adesso, prende parecchio di stipendio, quindi diciamo che potrebbe essere una spesa importante, però non costa troppo secondo me, quindi si può fare. Comunque lui vale 33 milioni, Osimhen vediamo un attimo quanti ne vale, vediamo se lo trovo in fretta, come sempre è un problema. Ok, eccoci qua, vale molto di più rispetto a Malen, andremo a spendere molti più soldi. Quindi, raga, a questo punto, visto che ho appunto questo pallino in testa, sto notando adesso che anche Osimhen ha 22 anni, quindi appunto hanno la stessa età. Quello di 21 anni era Jonathan David, mi sono confuso. Comunque, raga, andiamo su Malen, perché la testa mi dice questo e di solito fallisco difficilmente in questi casi, quindi proviamoci. Allora, eccoci qua, offerta per il cartellino. Partiamo anche con lui da 30 milioni di euro, vediamo un po' che ci risponde il Manchester City. Vogliono Szoboszlai più 12 milioni, ma cosa vogliono? Ma come vi permettete? Szoboszlai non si tocca, l'ho appena preso, comunque manco 6 mesi praticamente. Comunque facciamo 33, visto che è quanto vale, vediamo adesso che ci rispondono. 35,8 con 10% di clausola, molto bene, stiamo iniziando a ragionarci. Facciamo a questo punto 34 milioni belli tondi tondi, vediamo che ci rispondono. Hanno accettato, perfetto. E sono 2 volte consecutive che non ci dicono che hanno bisogno di tempo, il che è un qualcosa di incredibile. Eccoci qua, allora, innanzitutto ci chiede subito un ruolo importante, accettiamo tranquillamente. Poi andiamo avanti con gli anni di contratto, 5 anni, accettato, perfetto.
sta uscendo la stessa cosa di Zagadou, perfetto. Andiamo avanti. Adesso il Madonna, che bello, ragazzi! Guardate di quanto si abbassa lo stipendio. Madonna, raga, qua siamo stati veramente fortunati. Quindi, diciamo, c'è anche la grande volontà del giocatore, appunto, di unirsi a noi. Comunque, raga, offriamo solamente 75.000 euro. Vediamo un po' che ci risponde. 78.000 con 6,80 di bonus ingaggio. Va benissimo, possiamo fare che levo il bonus ingaggio, però gli do 80.000 euro, tondi tondi anche stavolta. Vediamo adesso che ci rispondono. Vogliono un bonus ingaggio, accidenti. A questo punto gli lascio gli 80.000 e gli do però solamente 200.000 euro di bonus ingaggio. Vediamo se adesso va bene. Finalmente hanno accettato, è arrivato il nostro nuovo centravanti. E comunque, raga, nonostante questi due acquisti, guardate qua quanti soldi abbiamo ancora. Adesso, raga, dobbiamo semplicemente sperare di riuscire a vendere tutti questi bambini qua. Occhio che arriva un'offerta di prestito da parte del Cagliari per il nostro Ben Johnson, che diciamo andiamo sicuramente a rifiutare perché non mi piace mandare appunto giocatori in prestito. E poi diciamo Johnson è un giocatore che può esserci anche utile, quindi è meglio che resti. E occhio che arriva un'importantissima offerta per Balbuena da parte dell'Ajax. Questa va sicuramente accettata. Allora, il giocatore vale 6 milioni e mezzo, possiamo arrivare massimo a 8, ce ne offrono 7 e 7. Io proverei a fare 8 e mezzo, magari accettano. Allora, eccoci qua, proviamo appunto 8 milioni e mezzo, non credo che sia una cifra esagerata, infatti hanno accettato subito, benissimo. E arriva anche subito l'ufficialità appunto della cessione di Balbuena all'Ajax. Perfetto, quindi almeno uno siamo riusciti a togliercelo. Adesso si spera di riuscire a vendere anche gli altri che sono in lista trasferimenti. Occhio, raga, che ci chiedono anche Bernardo Rosa. Finalmente stiamo iniziando a sfoltire un po' lentamente la rosa. Si spera che questa trattativa vada a buon fine, non voglio chiedere troppo, è importante eccedere. Alzo giusto giusto a 3,75, non credo che sia una somma eccessiva. No, sono fermi a 3,30, fantastico. A questo punto facciamo 3,60, vediamo un po' adesso che ci rispondono quelli dell'Ipswich Town. Hanno accettato, perfetto. E oggi arriva ancora un'altra offerta, questa volta in Marsiglia, che ci chiede Michel Antonio, che però non vogliamo assolutamente cedere, almeno per i primi 6 mesi voglio appunto che resti, perché diciamo il giocatore migliore della scorsa stagione diciamo non avrebbe senso venderlo subito, quindi preferisco rifiutare, anche se a 31 anni appunto bisognerebbe pensare di cederlo, però per il momento no. Ok, ufficialità della cessione di Rosa, e in più un'altra offerta ancora per Michel Antonio, rifiutiamo pure questa. Occhio, raga, che arriva un'interessantissima offerta da parte dell'Leicester per Thomas Soucek, che si può pensare di comunque trattare con l'Leicester, perché Soucek è un giocatore forte, non imprescindibile a causa diciamo dell'infortunio dell'anno scorso, appunto ha giocato molto meno e appunto siamo riusciti a trovare dei giocatori più decisivi nel frattempo, però comunque è un giocatore molto molto importante. Andiamo a trattare, vediamo un po' il Leicester quanto è disposto ad arrivare. Allora, provo a sparare alto, partiamo con 40 milioni, vediamo un po' che ci rispondono, speriamo che non salti subito. No, addirittura hanno accettato subito. Oh mio Dio, questa veramente non me l'aspettavo. E raga, 40 milioni per Socek sono veramente tanti, secondo me. Eh no, raga, allora ce lo fanno apposta. Cioè, appena stiamo per vendere Socek all'Leicester, arriva un infortunio in allenamento per Rice. 3 mesi di stop. Incredibile. Ed occhio che arriva anche l'ufficialità Socek venduto all'Leicester per 40 milioni di euro. E comunque, raga, adesso abbiamo veramente un budget che fa paura. E perfetto, raga, siamo arrivati alla giornata appunto della partita contro il Fulham, che però andremo a fare nel prossimo episodio. Comunque non so se questo video possa venire un po' più breve, un po' più lungo, però diciamo che io sto qua da più di un'ora e mezza, quindi
mi sembra il caso appunto di interrompere il video. Il peccato, diciamo, è che abbiamo perso subito, diciamo, in coppa estiva contro il Siviglia, quindi abbiamo visto solo quella partita contro il Siviglia, solo i gol della sfida contro il Siviglia, quindi può sembrare che abbiamo fatto poco, però nel mezzo c'è stato abbastanza calciomercato, quindi possiamo fermarci qua. Abbiamo fatto delle cessioni importanti e nella prossima puntata però va sicuramente acquistato un centrocampista nuovo. Quindi raga, io per l'appunto mi fermo qua, vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti. How does it